Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kyle. Io sono il Master Kyle, il vostro ospite su questo canale. Ultimo appuntamento con la serie di video estive sul modellismo. Dalla prossima settimana si ricomincia con i video regolari e si ritorna al lavoro, magari alcuni di voi dovranno anche ritornare a scuola. Manco la scuola da troppo tempo per sapere quando effettivamente ricominciano i corsi. Nel caso comunque peggio per voi. Nello scorso video abbiamo visto come realizzare le sagome. In questo video andiamo a vedere l'assemblaggio. Quindi, prima di tutto, recuperate un'abbondante dose di colla vinilica, adoro sempre dire questa frase, e cominciamo a metterci al lavoro. La prima cosa da fare per fare l'assemblaggio, ovviamente, è quella di incollare i pezzi tra di loro. Quindi prendete tutti i singoli livelli che abbiamo fatto nello scorso video, cospargeteli di colla vinilica e poi appiccicateli gli uni sugli altri seguendo le sagome che vi eravate tracciati l'ultima volta. Non vi preoccupate se la colla sborda, la colla vinilica una volta che si è asciugata diventa trasparente, quindi non farà né spessore e non darà neanche delle macchie o cose del genere. Io per stendere bene la colla vinilica mi sono fondamentalmente ricavato una spatola con un altro pezzo di cartone per aiutarmi. In realtà non è indispensabile, la colla vinilica non è particolarmente tossica e non appiccica sulle dita, quindi volendo potreste anche sparpagliarla con un dito e stenderla con le dita direttamente. A me francamente dà molto fastidio, quindi non l'ho fatto. Adesso che tutti i livelli sono incollati tra di loro, non ci resta che aspettare che si asciughino e poi passare alla pittura. Come sempre, quando dovete fare questo tipo di lavori, bisogna farli in un ambiente areato. Quindi mettetevi su un balcone e, se è possibile, mettetevi anche dei guanti per evitare di pitturarvi le mani e per evitare di dover toccare con le mani le zone che avete già verniciato. Questo sì, toccare la vernice non fa affatto bene alla salute. Io ho iniziato dando una mano di nero a tutta la base per avere un colore di fondo uniforme. Mi raccomando, stendetela bene, soprattutto nei recessi, perché essendo tridimensionale ed essendo fatte da vari gradini abbastanza piccoli, se non girate bene tutto attorno e non controllate tutti i punti, è molto probabile che la vernice non si depositi ovunque. In questo caso non ci sono proprio dettagli che potreste coprire, quindi usate la bomboletta da vicino e andateci giù pesante, non rischiate di rovinare nulla. Sopra il colore di fondo ho dato una mano di grigio, in questo caso più leggera. Io ho scelto di usare il grigio perché la maggior parte della superficie saranno poi cime montane e quindi il grigio sarà il colore dominante. Vedete qual è il colore che sarà preponderante sulla vostra mappa e usate quello come primo colore di fondo. Per praticità ho dipinto la base separatamente, tanto dovrà essere di un colore piatto che si stacca dal resto. Quindi per dipingerla di nero e poi andare a ridipingerla in seguito, ho fatto che dipingerla direttamente di questo colore blu, in modo che si capisca e non fa parte della mappa. A questo punto si potrebbe dire che la mappa è finita. È stata sufficientemente colorata, le aree sono delimitate, fa anche la sua impressione una volta appoggiata sul tavolo. Però ovviamente non andremo a fermarci qui e andremo a dare dei dettagli di pittura. Per la pittura ho usato un metodo relativamente semplice e veloce. Tutte le aree sono state definite da un colore di fondo e poi sopra il colore di fondo ho dato una mano a pennello secco della stessa versione del colore
leggermente schiarita. Questo gli dà un aspetto meno omogeneo, non dà un aspetto più realistico, però risulta più gradevole a vedersi. Dividere le aree in colori non serve solo per motivi estetici, ma serve per rendere immediatamente evidente che cosa è cosa. Nel mio caso le parti in grigio sono le cime delle montagne, le parti in verde sono le valli erbose e la maggior parte della mappa è in un tono del marrone che indica zone desertiche. Nel caso specifico questa dovrà essere una zona devastata, sarà per una quest post-apocalittica e di conseguenza la maggior parte sarà deserto irradiato. Una volta definite le macro aree di base, sono passato a disegnare i fiumi. In questo caso anche qui ho usato due mani sovrapposte, una mano del colore di base e una mano del colore di base schiarito. Ho anche usato colori diversi perché le zone dove l'acqua è potabile sono state dipinte di azzurro, mentre le zone dove l'acqua non è potabile perché è contaminata sono state fatte di questo verde malsano molto brillante. Ovviamente a questo punto potete dipingere tutte le caratterizzazioni che vi servono, potete anche disegnare le strade, disegnare le ferrovie, disegnare gli insediamenti urbani, tutto quello che ritenete debba essere segnato sulla mappa, che possa essere importante sia per voi che per i giocatori. A questo punto prendetevi un attimo per contemplare il vostro lavoro, perché la mappa si può dire finita. Una volta che le vernici si sono asciugate, ho preso una penna di china e, armati di pazienza da monaci buddisti, dovete andare a ridisegnare tutti gli esagoni uno per uno per permettere effettivamente di calcolare le distanze e potersi muovere ed esplorare sulla griglia esagoni. Dopotutto questa mappa non è altro che una versione molto complessa di una normalissima mappa d'esagoni. Non è necessario che applichiate la massima precisione, anche se gli esagoni vengono un po' sghembi, non cambierà nulla. Dopotutto l'importante è che si capisca quale area è coperta da quale esagono. E con questo la nostra mappa può anche dirsi che è finita. Sicuramente ha una resa scenica decisamente d'impatto. Non è qualcosa di così difficile da costruire da essere effettivamente un ostacolo anche per chi non abbia esperienza con le attività manuali, tranne forse la parte della pittura, ma in realtà una volta che avete i rilievi tutto il resto è puramente estetica. Potete anche lasciare la mappa in cartoncino o dargli una mano di bianco e basta, in modo che ci si possa anche scrivere sopra volendo. Diciamo che spero questo migliorerà l'estetica delle vostre sessioni. Fatemi sapere se avete provato a realizzarla, se ci siete riusciti, se non ci siete riusciti. Comunque, usate l'area dei commenti qui sotto. Per questa serie estiva sul modellismo è tutto. Dalla prossima settimana ricominciano le serie regolari del canale. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.